Saluto a tutti voi da iPhone Assist, siamo su un iPad 4, abbiamo fatto una lavorazione sul connettore del touchscreen, c'era un connettore rotto, l'abbiamo asportato con un metodo molto originale brevettato iPhone Assist, che è questo, una bella taglierina di marca, lasciamo stare la marca, tagliato tutto quanto a fette, e dopo ce lo mangiamo a pranzo. E abbiamo messo quello nuovo. Era testimone Alessia. Alessia, come l'abbiamo asportato? Con la taglierina o col formaggio? Cosa ci abbiamo messo? Formaggio. Col formaggio. A te piace più il formaggio, eh? Adesso chiamiamo il cliente per dargli la buona notizia, che è il signor Michele. Michele, che ha detto che voleva che entro sabato fosse pronto. Beh, abbiamo fatto pure prima, no? Dunque, vediamo se ci risponde. Non siamo sicuri che ci risponderà. Però se ci risponde, gli diamo la buona notizia. Abbiamo già pattuito tutto col signore, anche quanto ci paga, pochissimo. Quanto abbiamo chiesto Alessia questa riparazione? 90? 80? 50? Quanto? No, la paura fa 90, bravo, ok. Sentiamo se ci risponde, eh? C'è un. Mi sa che è patito dei giochi il signore, perché c'è Assassin's. Questi di solito. Forse è del figlio. Che sai, giocatori. Mi Vodafone, servizio di segreterie sa che non telefoniche. ci risponde. È uscito un avviso, Vodafone. Dunque, noi abbiamo solo questo numero per poter chiamare il Sì. signore, vero? Allora gli manderà un'email per dirgli che è pronto. È l'unico che ci ha fornito. Ha mandato solo la parte di sotto, quindi noi la parte di sopra bianca, non so poi se il suo, vediamo un po', il suo era nero perché vedete il bordino che sta sotto il vetro, quello fa il colore anche del vetro, no? Quando il bordino è bianco, me lo scosto per farvi vedere questa parte qui. Quando il bordino è bianco, il vetro davanti è bianco. Quando è nero, io adesso però per fare la prova, facciamo una prova di scrittura così vedete che il touch screen che abbiamo fatto, questo è proprio nuovo di zecca, mai usato questo note. Dunque che c'è? Aggiorna note, eh? Vabbè, siamo benvenuti in note, non ora. Mettiamo una nota noi, no? Aggiungere nota. Ehi? Ok. E proviamo la tastiera. Partiamo da qui, allarghiamo un po' la visuale così vedete tutto. Allora, noi cos'è di solito facciamo il test? Se la tastiera mi risponde in tutte le zone, vuol dire che la riparazione è stata fatta bene, no? Adesso siamo sulla parte bassa. E come vedete, tutto ok. A questo punto giriamoci, mettiamoci da quest'altro lato, olè, e testiamo tutta quest'altra parte. Se qualche punto non risponde, vuol dire che la mia saldatura a mano, completamente a mano pure la saldatura, eh. Non ho fatto solo la rimozione del touchscreen a mano, ma anche la saldatura perché preferisco questa modalità per salvaguardare al massimo il device del cliente. Oh, questo, ah, sembrava, so io che ho le dita storte. Riproviamo. Sì. Ho premuto due insieme. Qui, ok. Il mio dito ormai è vecchio, purtroppo, eh. Larga giovani, io ormai devo andare in ferie, anzi, adesso mi ha dato una buona notizia Alessia che il 18 chiudiamo, andiamo in ferie? Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è? Tu non vai in ferie, Io già che sto a casa eh? sono in Beh, intorno ferie. a quel periodo faremo una bella chiusura e riapriamo la Befana. Sì, basta, mi devo riposare, sono stanco, soprattutto mentalmente. Ecco, allora come avete visto abbiamo testato tutte le zone, manca solo l'ultima se non sbaglio che è questa. Dopodiché se vedete risponde, lo vedete dal fatto che diventa nero che sta rispondendo bene. Non fate caso a quello che sta scritto sopra che tanto non ha senso. Tante volte pensate che questo qui abbia senso, no. Rispondono perfetti. Quindi la saldatura fatta a mano su questo terminale iPad 4 del signor Michele. È andata a buon fine, sarà contento lui, siamo contenti anche noi perché quando facciamo le lavorazioni le facciamo bene, il cliente è contento e anche noi siamo contenti. E la lasciamo dentro il test, al cliente. Spegniamolo, vi faccio vedere l'interno del terminale, questo vetro è nostro e anche l'LCD. Ripeto, lui ci ha mandato solo, accettiamo anche che ci si mandi smontato. Il signor Michele, allora, la prima cosa che facciamo quando apriamo un iPad noi, e consigliamo anche voi è di staccare la batteria. Allora, questa era completamente pure scarico, abbiamo dovuto aspettare un pochettino che si caricasse la batteria per poter poi procedere. Quindi togliamo la corrente, altrimenti si potrebbero fare dei danni.
la stacchiamo, ecco qui, adesso non c'è più corrente, l'avevamo tanto già spento, no? Poi per staccare, prima si stacca lo schermo LCD, che è questo, ed è nostro, nuovo di zecca, ancora col cellofan come vedete, e anche poi il vetro, pure questo è nuovo, appena scartato per il signor, con la pantina protettiva davanti, no? Vogliamo essere sicuri che i nostri materiali siano buoni. Se il signore me lo passi, per piacere? Sì. Se fosse, ma non credo. Dunque, stiamo staccando anche il connettore del touchscreen, ecco qui. E quale? Non è lui, allora, perché sta chiedendo altro. Accendiamo la luce per vedere meglio, ok? Dunque, ecco, questo è l'interno. Togliamo il cognome del signore, Michele, anche se non c'è nessun problema. 18. Allora, noi abbiamo saldato questo connettore touchscreen completamente a mano, vi faccio vedere. L'altro accanto non era rotto, per cui non abbiamo fatto nulla. Questo l'ho saldato e dissaldato completamente a mano, questo invece era quello originale. Ora gli lascerò io la scheda montata così come ce l'ha mandata, penserà lui poi a rimettere il tutto. In questo terminale, in fin dei conti, tutto il resto è ok, credo, non l'ho testato. Per quanto mi riguarda, mi è stato chiesto solo di riparare il touchscreen e quello abbiamo fatto. In genere, se uno poi vuole altro, ce lo deve chiedere. Per esempio, se vuole che testiamo se il wifi funziona, se la rete cellulare funziona, che ne so, e tutto il resto, ce lo deve chiedere, anche perché c'è un piccolo pagamento ulteriore da fare, no? Che è un 35 euro, niente di che, però se non ci viene richiesto non lo facciamo. Dunque poi glielo ridiamo così come ce l'ha dato, no? Quindi rimettiamo la vita della batteria. E non sono diverse da rimettere, perché come vedete ho montato più o meno tutto, no? Queste qui, le due qua giù. Le viti che si mettono qua giù, fateci attenzione che sono più corte, quindi non vi imbrogliate. L'unica più lunga è quella che va qui alla batteria, nell'iPad, e anche quella che va qua su, vedete? Qui su ci va una vite, anche quella deve essere lunga. Le altre sono tutte corte, ok? Quindi quando le rimettete, fate una cosa, intanto imparate a memoria il tutto. Non fatevi gli ascru, ascra, ascri, perché poi non imparerete mai le viti dove sono, no? Imparate a memoria e vedrete che andrete bene. Io le ho separate, quelle due più lunghe, le altre sono tutte uguali, quindi dove si mettono, vanno sempre bene. Questa è quella più lunga, scusate, la vedete? Oh, dove siete? Non riesco a inquadrare, eccola qui, questa è più lunga, quindi la metteremo in alto, e poi le altre, ok? Bene, per quanto mi riguarda penso sia tutto, non è che vi devo forza far vedere come si riavvitano le viti di un iPad, lo saprete fare sicuramente, no? Abbiamo quindi riparato un connettore touchscreen, che è questo, ok? E abbiamo scoperto poi, facendo questo, il difetto di un altro iPad che abbiamo in riparazione, che è proprio il suo, come si può dire, il suo vetro, perché il suo vetro ha il connettore tranciato ed è per questo che non partiva. Poi parleremo con questo cliente per notificare questa notizia. Grazie a tutti voi da iPhone Assist.